finale sulla quarta dimensione, vi siete accorti che ho cambiato la maglietta? Vi siete accorti che ho cambiato la maglietta? Vi siete accorti che ho cambiato la maglietta? Ricorderete che abbiamo detto la volta scorsa che il quadrato viene condannato alla prigione a vita per avere propagato il Vangelo della terza dimensione. I sacerdoti, i circoli di Flatlandia lo condannano al carcere a vita. Lui, dopo 70 anni che è ridotto in questa umida prigione, riceve la visita di un cubo, con le modalità con cui la sfera lo aveva visitato nel testo di Abbott in Flatlandia. Cioè questo cubo si manifesta vocalmente, fa sentire la sua voce annunciando al quadrato che l'avrebbe aiutato in questa situazione di imprigionamento. Il quadrato ringrazia, dice: ok, tu mi aiuti. Il cubo che fa? Come già fece la sfera in Flatlandia, lo eleva alla terza dimensione, lo ribalta, ribalta il quadrato e lo rimette in prigione. Il risultato è che appena arriva la guardia del carcere, lo vede ribaltato perché ha la bocca dalla parte opposta rispetto a come aveva prima, la guardia si spaventa e comincia a urlare, gridando alla magia, al sortilegio, per cui il quadrato viene di nuovo inquisito per stregoneria e condannato a morte. Ora comincia a parlare col cubo, gli dice: ma tu mi avevi detto che mi avresti aiutato, mi hai messo in una condizione ancora peggiore, mi hai ribaltato, questi si sono spaventati e mi hanno condannato a morte, e a breve l'avrebbero giustiziato. Come? Immettendolo in una cella, ovviamente una cella bidimensionale, in cui c'è un'apertura, e in questa apertura sarebbe stata introdotta una spada che l'avrebbe diviso in due, e questa era la pena capitale. E il quadrato chiede al cubo: ma tu mi avevi detto mi avresti aiutato, questi addirittura mi hanno condannato a morte. Il cubo comincia a tranquillizzarlo: guarda, se io ti ho detto e ti aiuto, non è che ti tradisco, ti aiuto. Quadrato scettico: vabbè, vediamo. Cosa succede? Arriva il giorno dell'esecuzione, il cubo non si è fatto vivo, il quadrato viene messo nella cella, nel patibolo praticamente, e a quel punto pensa: ma il cubo ha fregato, cioè mi ha promesso un aiuto e non arriva, a questo punto non c'è più speranza. Stavano per infilare la spada e l'avrebbe diviso in due, e pensa il cubo: cubo, ma ho preso un giro, non c'è più niente da fare. Cioè, questa arriva con la spada. Qual è il colpo di scena? Il colpo di scena è che il cubo, come fece la sfera nel libro di Abbott, prende il quadrato, lo eleva, lo tira su, per cui infilano la spada, ma il quadrato non c'è. Quindi non muore, e a quel punto il cubo, sempre agendo in terza dimensione, lo porta in terza dimensione, lo ricapovolge, quindi lo rimette nella situazione originaria e lo ripone nella cella. Apre la cella pensando di trovarlo morto, è vivo, vegeto e nella posizione originale. A quel punto scoppia una sommossa, insomma, viene liberato e diventa lui il re di Flatlandia. Domanda: possiamo contare su aiuti da un'altra dimensione? Cioè, come il quadrato è stato aiutato, soccorso da un'entità tridimensionale, possiamo noi analogamente pensare ad un aiuto che provenga da una dimensione altra, dalla quarta dimensione, dalla quinta e chissà quant'altre? Come la quarta dimensione, andare in quarta dimensione o in più dimensioni, ci può aiutare nel risolvere dei problemi quotidiani.
stai dicendo come la quarta dimensione, l'accesso alla quarta dimensione può darci una mano per risolvere i problemi di tutti i giorni. Sì. Questo è il discorso. È diciamo un po' il senso di questo incontro, cioè se no si rimane su un piano, diciamo, filosofico o fantascientifico. L'utilità è estrema, cioè l'esempio che mi viene da fare è se mi perdo in un labirinto, ci posso anche morire, non ho riferimenti, come mi oriento in un labirinto? In questo caso si capisce bene che avendo un appoggio di una persona, diciamo, posta più in alto, che ci dà delle indicazioni, vai a destra, vai a sinistra, vai a diritto, è chiaro possiamo uscirne, ma senza l'intervento di qualcuno che dall'esterno del sistema, bisogna essere all'esterno del sistema, ci dà delle indicazioni, nel caso del labirinto, noi ci possiamo anche morire. Leggevo dei tragici esiti di barcaioli che nel delta del Po, che era pieno di canne, di canneti enormi, sconfinati, entravano in questi canneti con la barca e lì morivano perché non riuscivano a trovare l'uscita. Evidentemente in quel caso, avessero avuto qualcuno in alto che li dirigeva, sarebbero sopravvissuti. Ora, noi si sta parlando di addirittura uscire noi stessi dalle tre dimensioni e accedere a una quarta dimensione dove tranquillamente potremmo trovare soluzioni a problemi altrimenti inesplicabili. In una prima fase possiamo affidarci a entità che già abitano, albergano in quarta dimensione, e questa cosa la troviamo nelle tradizioni religiose. Si parla dei santi, degli angeli custodi, perché sono in grado di darci un aiuto? Perché hanno una visione dalla quarta dimensione, quindi sono in grado di darci dei suggerimenti atti a farci risolvere i problemi più vari, che possano essere appunto problemi pratici, di orientamento, problemi di soluzione, anche problemi tecnici. Io posso essere qui su queste tre dimensioni inesperto di telecamere, ma accedendo alla quarta dimensione potrei, anzi, con molta probabilità troverei soluzione anche a problemi tecnici su argomenti che assolutamente ignoro. Potremmo pensare anche che, questo lo diceva Tesla per esempio, quando a Tesla chiedevano ma com'è che tu riesci a mettere a punto queste invenzioni, e lui diceva tranquillamente: vado in altre dimensioni dove incontro delle entità in grado di darmi l'informazione che poi io riporto sulle tre dimensioni. Quindi di qualunque problema stiamo parlando, anche problemi di salute, attenzione, forse l'applicazione è quella più interessante. Ecco, cioè, ci puoi fare un esempio con questo argomento, la salute? Allora, ritornando un attimo a Flatlandia, a un certo punto la sfera annuncia al quadrato che toccherà lo stomaco dall'interno, cioè su Flatlandia, se questo è lo stomaco del quadrato, per toccare lo stomaco interno bisogna tagliare, bisogna fare un'incisione, no? Per arrivare a toccare l'interno dello stomaco, ma dalla terza dimensione toccare lo stomaco, una figura tridimensionale, toccare l'interno, lo stomaco, l'intestino dell'essere bidimensionale, non intacchi il core, la fisicità. Non hai bisogno di fare, diciamo, un intervento con un'incisione. Questo permetterebbe di operare dalla quarta dimensione, potremmo realizzare degli interventi chirurgici senza aprire, senza tagliare la pelle. Allora, facciamo un esempio più semplice. Se volessimo entrare in una cassaforte blindata dalla terza dimensione, noi non ci entriamo dentro, impossibile. Ma dalla quarta dimensione avremo un accesso diretto. E visto siamo in un canale dove si parla di cinema, indicherei un film che parla di questo. Si chiama The Jumper.
film di una decina d'anni fa, dove il protagonista, usando dei salti temporali, riesce a entrare nelle casseforti e fa delle rapine perfette, perché poi arriva agli investigatori, non è stato toccato niente, non è stato usato fiamma ossidrica, né fatto tagli alla struttura della cassaforte. Quindi un medico che operasse quadridimensionalmente potrebbe andare ad agire sull'organo interno senza tagliare, senza fare un intervento chirurgico tradizionale. Una creatura quadridimensionale riuscirebbe a vuotare una cassaforte senza forzarla, perché la cassaforte non ha pareti verso la quarta dimensione. Un chirurgo quadridimensionale potrebbe raggiungere i vostri organi interni senza lacerare la pelle. E una creatura quadridimensionale potrebbe bersi il vostro Chivas Regal fino all'ultima goccia senza neppure darsi la pena di aprire la bottiglia. Cioè, vuol dire che noi abbiamo qui una bottiglia che vedremo svuotarsi inspiegabilmente. Allora, scrive questo facendo riferimento a tutta l'interazione che la sfera dalla terza dimensione ha col quadrato bidimensionale. Compie tutti questi giochini di prestigio dal punto di vista del quadrato. Dal punto di vista della sfera è normale tutto ciò. Allora, qual è l'indicazione? Leggere Flatlandia, capire l'interazione fra un essere tridimensionale e l'essere bidimensionale non riusciamo a capire, e aumentare una dimensione e entrare nell'ottica di dire ok, si può entrare in una cassaforte blindata, possiamo svuotare una bottiglia e possiamo farci operare da un chirurgo quadridimensionale. Riguardo a questo io ho avuto un'esperienza in diretta, mi è stato fatto un racconto da una persona che di questa cosa non sapeva niente. E mi ha detto che aveva, per un incidente scistico, aveva subito una lesione a un legamento del ginocchio, era stata curata, diciamo immobilizzata con un gesso sul posto, tornando a casa a Firenze doveva andare dall'ortopedico per risistemare questo legamento che era strappato. Prima di andare dall'ortopedico va da un amico, diciamo con tendenze sciamaniche, che gli fa un'operazione manuale, comincia a passargli le mani sul gesso, quindi agisce completamente all'esterno dell'arto, c'era anche il gesso di mezzo, e questa signora, questo è molto interessante, sente una manipolazione all'interno del ginocchio, non tra il ginocchio e il gesso, all'interno del ginocchio. Sentii questo racconto e mi è venuto a mente di quando la sfera tridimensionale tocca l'interno dello stomaco del quadrato bidimensionale. Il quadrato sente toccare l'interno, quindi agendo da una dimensione superiore si può andare all'interno dell'organismo. Questa signora sente durante questa imposizione delle mani, semplifichiamo, sente un lavorio all'interno del ginocchio. E cosa succede? Il giorno dopo va dall'ortopedico, la visita, gli chiede com'è possibile che il legamento era ricostruito. Era stato operato senza fare incisione sulla pelle. Guarito. Ripeto, non è un'esperienza che ho fatto di persona, l'ho sentita riferire, però è interessante, come può essere interessante. Si legge spesso in rete degli impianti che trovano nei cervelli delle persone, fanno la radiografia e vedono degli impianti posizionati all'interno del cervello, il chirurgo dice è impossibile metterlo lì, si lederebbe la struttura cerebrale. Si capisce che dalla quarta dimensione sarebbe possibile fare questo. Vi siete accorti che ho cambiato la maglietta?